Come no? Oh, questa era una cantina, come vedete qui. Ma innanzitutto che palazzo è questo? Questo è il castello Baronale Palamolla. Baronale? Palamolla. Ah. Vabbè, come vedete qui è una... Che epoca, è? Che anno? Che epoca? 1260. Quindi medievale, però. Sì. All'inizio del Regno di Napoli, insomma. Sì, pure gli oggetti di tortura. Sì, questa è stata acquistata dal comune, sono un paio d'anni. A quei tempi era a quei tempi era, si chiamava Regno di Sicilia. Sì. Quindi 1262 sotto gli Angioini, allora Regno di Napoli. Vabbè, Regno di Napoli. Le strumenti di tortura, come le cugne, prima messa le braccia. Beh, oddio, la cugna non era tortura, eh. Hanno messo giusto per cosa, mettevano le due braccia e le due gambe. Sì, sì. Poi c'è il cannone, mi ha messo la persona qui di fronte e sparato il colpo diretto. Al cannone? Alla persona? No, si mette così, la persona è lì a sparare il colpo. E quindi? Non era morte. Non era diretto. Cioè era un'esecuzione. Un'esecuzione, sì. Abbiamo la graticola, mi ha messo la persona appesa e raschiata con... Ah, per quei tempi così funzionava. Poi abbiamo la carrota, mi ha messo la persona qui seduta e... Sì, lo so, beh. Strumenti terribili. Poi abbiamo la gabbia della morte, mi ha messo la persona qui dentro e fatto morire di fame e sete. Ma ci sta una cosa di bella in questo castello, solo la tortura, cioè... Un piano di sopra. Aspetta, voglio vedere questa strada, non è... Dobbiamo andare a testo avanti. E qua ci andiamo dopo, ci passiamo. Adesso qua c'è la cucina. Quindi. Vabbè, qua abbiamo il cavallo di Giuda, mi ha messo la persona di seduta e attaccata gambe e braccia. Vabbè, questo è qui, non ti ma facevo. Ma questi strumenti dove li avete recuperati? Da Napoli vengono. Li ha acquistati. Li ha acquistati il coso, poi l'altro. Bisogna acquistare. Cioè, ha speso i soldi per farci vedere come facevano la tortura una volta. Vabbè, ma dentro non si faceva. Lo so. Ah, sì. Cioè, acquista, sì, cioè praticamente per far capire... Perché la gente poi comunque è interessata. Sì, no, non lo so. Cioè, la tortura era normale per l'epoca, era una cosa normale. Certo, oggi è improponibile una cosa del genere. Ma un palo nell'ano del condannato che fai farlo uscire dalle la bocca. O dall'orecchio, dalla bocca, senza toccare la gente. Cioè, ti rendi conto? Sappiamoci, così funzionava. Così funzionava all'epoca. Cosa lo sto facendo dei templari? Templari? Perché templari? Perché non la croce. No, perché ci sta qualche momento templare qua? C'è il come si chiama? L'affresco fuori davanti alla porta. Con quello che ho fotografato all'inizio. Sì. Qui c'è l'ordine dei templari, quindi. Doveva esserci qualche collegamento con la famiglia Palamolla, che è stata qui. Infatti pare che i templari siano nati in Campania e non in Francia.